abbiamo voluto dedicare questa notte d'arte alla cultura delle differenze. Per noi essere diversi è un motivo di ricchezza, quindi ci sentiamo tutti napoletani, tutti uguali e tutti diversi, e quindi vi accogliamo a braccia aperte nella nostra città, che è una città di pace, di solidarietà, di amore e di accoglienza. Quindi speriamo che sia una notte bella di armonia e di serenità. Grazie a tutti. Bravo! E buon Natale! È all'insegna dell'accoglienza e della multiculturalità la notte d'arte nel centro storico organizzata dalla seconda municipalità. Il corteo delle comunità straniere presenti a Napoli sfila da via Toledo a Piazza Dante e apre la seconda edizione dell'evento dedicato quest'anno alla cultura delle differenze, che trasforma il cuore della città in un grande contenitore di appuntamenti culturali e musicali. Grande affluenza lungo i percorsi d'arte, le chiese, i musei ed i poli culturali del territorio, come il Conservatorio di San Pietro a Maiella e l'Accademia di Belle Arti. Attraverso questo evento la municipalità sta lanciando un messaggio fortissimo, cioè al mondo, che bisogna discutere nel paese di ius soli, bisogna discutere in Italia di abolire la Bossi-Fini. Questo è l'impegno, cioè il messaggio che oggi il Consiglio della Municipalità, nel suo piccolo, in un territorio ristretto, un decimo della città di Napoli, sta cercando di dare al paese. Ma anche le scuole hanno partecipato alla festa con mostre presepiali e spettacoli musicali, a cominciare dallo storico istituto Casanova, dove il sindaco De Magistris ha incontrato gli studenti. Siamo molto felici di questa serata e di questa nottata nel centro storico della nostra città, è voluta per la cultura delle differenze, Napoli città dell'accoglienza, della solidarietà, dell'inclusione, la Napoli di pace. Speriamo che possa essere un buon viatico per un Natale sereno, d'amore e di solidarietà. Facendo un giro vedo tanta gente che ha voglia di stare per strada, tanti giovani, e questo è il messaggio più forte. Una Napoli vissuta da tante persone, una moltitudine che si muove in pace, sereno, e che almeno questo giorno le persone che vogliono far male alla nostra città se ne vadano. Folla anche nelle strade dello shopping, dove la scenografia di luci e le performance degli artisti hanno accolto fino a notte inoltrata cittadini e turisti. Oggi alle 18.30 nella chiesa di San Giovanni Maggiore l'evento conclusivo a Stacca, con i bambini della Scalza Banda di Montesanto che si esibiranno insieme ai giovani musicisti dell'Argentina e del Paraguay.